a San Siro, ragazzi, incredibile ma vero, espugnato il Meazza, una vera e propria impresa per l'Empoli di Paolo Zanetti nel secondo anticipo del lunedì dedicato alla 19ª e ultima giornata del girone d'andata, che terminerà domani sera con il big match indiscusso degli ultimi 90 minuti allo Stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli, con una grande occasione, una grande chance per i cugini rossoneri, per il Diavolo di allungare al secondo posto in classifica proprio a più 4 in questo momento su Inter e Roma. Quindi grande ancora di più il successo, di importanza capitale il successo dei giallorossi ieri al Picco con i gol del ritrovato Stefan El Shaarawy e soprattutto il gol ritrovato di bomber Tammy Abraham, aggancio in classifica per la compagine di José Mourinho nei confronti dell'Inter di Simone Inzaghi, che dopo 5 risultati utili, 4 vittorie nelle ultime 5 giornate, cade clamorosamente, cade a sorpresa negli ultimi 90 minuti contro la formazione di Paolo Zanetti. Terza vittoria nelle ultime 5 gare, 3 vittorie, 2 pareggi, 5 risultati utili consecutivi. Ed è una serata che si iscrive letteralmente nella storia della formazione toscana, che supera in classifica la Juventus di Max Allegri. 25 punti in classifica, 9° posto in solitaria per la formazione toscana. L'eroe della serata del Giuseppe Meazza di San Siro, della scala del calcio, è il gioiello classe 2003 Tommaso Baldanzi, che entra e ci mette poco più di 60 secondi a ricevere il pallone da Bairami e fa partire il sinistro che vale il quarto gol nella stagione del debutto, alla 10ª presenza nel nostro campionato. 10 presenze, 4 reti, secondo gol in questo 2023 dopo quello siglato alla ripartenza alla Dacia Arena contro l'Udinese di Andrea Sottil. Un Inter che è stata sicuramente sfortunata a causa della decisione arbitrale di Rapuano di espellere capitan ancora probabilmente per pochi mesi Milan Skriniar, al centro del dibattito di calciomercato tra Inter, mancato rinnovo, e Paris Saint Germain. L'intervento di Milan Skriniar in ritardo, prima su Eboué al 25esimo che costa il primo cartellino giallo, e poi l'intervento, il gioco in ritardo nei confronti di Ciccio Caputo, con Rapuano che non ha dubbi e strae il secondo giallo. Inter clamorosamente in 10 uomini prima dell'intervallo e con 45 minuti da disputare con l'inferiorità numerica. Una partita condizionata probabilmente anche dal doppio impegno settimanale nelle ultime 2 settimane, prima la gara di Coppa Italia contro il Parma, i 120 minuti che sono dovuti disputare contro la formazione ducale allenata da Fabio Pecchia, risolta dal colpo di testa di Francesco Acerbi, e poi dalla Supercoppa Italiana disputata in settimana in quella di Riyadh. Una vittoria festeggiata questa sera dal popolo nerazzurro, che però non si poteva immaginare assolutamente come potesse terminare questa serata, iniziata con la celebrazione della Supercoppa Italiana, della seconda Supercoppa Italiana consecutiva per la formazione di Simone Inzaghi, che lancia dal primo minuto Correa, che è costretto anche a dover sostituire ad inizio ripresa al posto di Bellanova per riequilibrare le sorti della squadra nerazzurra dopo l'espulsione di capitan Milan Skriniar. Un solo intervento da dover comunque commentare, la parata di Guglielmo Vicario nei confronti di Federico Di Marco sul cross tagliente di Hakan Çalhanoğlu al 20esimo. È un Empoli che
cerca comunque fin dalle prime battute di fare la partita, c'è cioè il tentativo con il destro in diagonale di Cambiaghi e poi a fine primo tempo un colpo di testa di Caputo sul cross di Eboué. La ripresa si apre con un intervento salvatutto da parte di Darmian, sempre su un ispirato Cambiaghi che cerca all'interno dell'area di rigore ancora una volta l'ex attaccante blucerchiato e poi la conclusione respinta da un attento Onana da parte di Bairami. Entra Baldanzi e Baldanzi risolve la partita. È proprio lui a far partire il contropiede, a scambiare con Bairami che lo ritrova al centro dell'area. Grave errore di valutazione ma anche di copertura di Hakan Çalhanoğlu che lascia il sinistro al gioiellino classe 2003 che non ci pensa due volte e batte Onana abbastanza colpevole sul gol per non aver trattenuto il pallone un po' come ieri sera Boyce Szczęsny, la papera, mezza papera di Onana e il gioiello di Tommaso Baldanzi che va in vantaggio a sorpresa per la formazione ospite. Gli ospiti che sognano a questo punto il colpaccio, i nerazzurri, Simone Inzaghi dentro il tutto per tutto con Gossens, Aslani e Edin Dzeko e dopo pochi minuti anche il ritorno a San Siro di Romero, di Big Rom, Romero Lukaku, la grande chance al volo da parte di Dzeko, grande chance anche per l'ex terzino di spinta dell'Atalanta, Robin Gossens, la traversa di De Vrij da corner, è un Inter che cerca il tutto per tutto, ma alla fine dei conti basta e avanza il sinistro decisivo alla Giuseppe Meazza per un'impresa epocale, per un'impresa storica, firmato Tommaso Baldanzi. Vittoria clamorosa per l'Empoli di Paolo Zanetti che espugna San Siro. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!